Buonasera, ben ritornati a Ferre di Sera. La Ternana vince a Parma 3-2, un colpaccio della formazione rossoverde che ritrova la vittoria, conquista i tre punti, si rilancia anche in classifica dopo lo stop casalingo contro il Monza. Nemmeno il tempo di gioire che si torna subito in campo, un'altra trasferta domani pomeriggio alle 18.30 a Ferrara contro la Spal, ma nemmeno il tempo di gioire, anche perché nonostante la vittoria insomma sono arrivate le critiche del presidente Bandecchi, che non si vuole accontentare, lancia un messaggio chiaro e preciso alla squadra, soprattutto all'allenatore: guai parlare solo di salvezza. Di tutto questo, della partita di Parma e del prossimo impegno delle Fere a Ferrara di domani, parliamo nel corso di questa trasmissione con un nutrito parterre di ospiti, a cominciare da Riccardo Marcelli. Buonasera nel Messaggero. Buonasera a tutti. Con tanto di mascherina, giustamente, poi la leviamo. Dopo il servizio copertina la leviamo, anche perché qui ovviamente siamo tutti vaccinati. Naturalmente anche Federico Bobbi, che era a Parma, forse per questo c'è questo bel maglione giallo, giallo Parma. Ciao Federico. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera al nostro Maurizio Morigoni. Buonasera. Buonasera. Stasera mi stai lontano, Morigoni. Meglio, dice. Insomma, se dovevi scegliere, è chiaro. Ho scelto naturalmente. Te l'ho lasciato senza parole. Per una volta l'abbiamo lasciato senza parole. Va bene. Hai scelto la giovinezza. La scelta la giovinezza, perfetto. Quindi, naturalmente salutiamo tutti gli amici e le amiche a casa. Siamo in diretta naturalmente su Facebook e su YouTube, quindi mandateci pure i vostri commenti, messaggi, domande, suggestioni. Naturalmente non mancherà stasera occasione di esprimere come sempre il vostro parere, anche perché insomma impazza questa polemica tra il presidente e l'allenatore. Noi non potevamo naturalmente esimerci dal cominciare proprio da qui nel nostro servizio di copertina. Vai. Quest'anno la Ternana non ha ancora questo tipo di capacità, ecco perché stiamo lottando nelle retrovie in una posizione che non doveva essere la nostra, dove la Ternana non doveva nemmeno starci per scherzo. La Ternana vince a Parma, ma Bandecchi non vuol sentir parlare di obiettivo salvezza e punge squadra e allenatore. Non si accontenta il patron, che pungola l'ambiente in un momento cruciale della stagione. Troppo impaurita la squadra, che è stata capace di battere il Parma al Tardini. Parla addirittura di tragedia il presidente rossoverde, che da qualche settimana ha messo in cima alla classica torre l'allenatore, il direttore sportivo e i calciatori, in attesa di decidere a maggio chi tirare giù. La provocazione o lo stimolo, che dir si voglia, ha disorientato parte della tifoseria, quella che vede l'obiettivo salvezza come il principale, forse unico, obiettivo della stagione, perché la Ternana è una neopromossa, perché la Serie B di quest'anno mai come nel recente passato è stata così tecnica e competitiva, perché in fondo l'esperienza insegna che prima di tutto conta salvare la pelle e la categoria. Già, ma Bandecchi non può e non vuole ragionare certo come un semplice tifoso, lui che i soldi ne ha messi tanti, 23 milioni di euro, e che a inizio campionato aveva dato carta bianca per costruire una squadra almeno da zona playoff. Questo non lo dice negli ormai immancabili video sui social, ma lo scrive senza remore e a chiare lettere ai tifosi che gli chiedono il perché di certe dichiarazioni in un momento così delicato. Ed è proprio questa forse la risposta: il periodo. Nelle prossime 7 partite, Cremonese a parte, la Ternana affronterà tutte squadre che la seguono in classifica, e siccome da che mondo è mondo i campionati si decidono a febbraio-marzo, è proprio adesso che la Ternana deve guardarsi in faccia e decidere se accontentarsi di una comoda salvezza o puntare a gettare il cuore oltre l'ostacolo, oltre magari anche a qualche limite strutturale, al netto degli ingenti investimenti che soprattutto a centrocampo la squadra rossoverde sembra patire al cospetto delle migliori formazioni della categoria, con alcune eccezioni tipo Ascoli e Perugia. Ed è proprio vedendo la classifica dei cugini, che hanno speso molto meno di lui, che Bandecchi non riesce proprio a trattenersi. Chiaro che l'intento è quello di stimolare nell'orgoglio allenatore e squadra, provocare una reazione, e il messaggio è molto chiaro: guai a accontentarsi, crederci sempre fino alla fine, l'obiettivo è quello e tutti, ma proprio tutti, devono avercelo chiaro. Perché quello è lo spirito che ci vuole per affrontare le partite nel campionato di Serie B. Quindi è sicuramente un punto guadagnato e la conferma che possiamo guardare solo alla salvezza.
Dichiarazione questa di Lucarelli ovviamente dopo l'1-1 di Frosinone, quindi è di un po' di partite fa. Però insomma l'allenatore della Ternana nelle ultime settimane aveva cominciato a dire dobbiamo puntare solo alla salvezza, concentriamoci su questo. Evidentemente insomma il presidente Bandecchi non gradisce, tanto che è arrivato insomma al punto di davvero punzecchiare, comunque criticare aspramente la squadra. Poi vedremo, non solo con i video sui social, ma anche rispondendo ai tifosi della Ternana. Riccardo Marcelli, insomma, è questa un po' la, diciamo, la notizia del momento. Adesso poi vedremo, abbiamo anche dei contributi. Ti sorprende un po' questa dialettica o rientra nell'ordine delle cose? Ma rientra sicuramente nell'ordine del personaggio che è Stefano Bandecchi, quindi che ci ha abituato con ormai con i suoi messaggi social a raccontare ciò che pensa, e lo fa anche direi con un certo seguito, e da questo punto di vista bisogna dargliene atto, perché comunque ci mette la faccia direttamente. È chiaro che rispetto a una vittoria a mio avviso importante come quella di Parma, dove la Ternana a mio avviso per certi tratti ha giocato con lo stesso ardore ma con la stessa qualità dello scorso campionato, è stata una battaglia epica dove sono arrivati alla fine i tre punti. Ecco, dire mi sta bene, sono soddisfatto solo per il risultato, mi sembra molto, come si dice, riduttivo rispetto invece alla prestazione che la Ternana ha messo in campo in quel di Parma, dove a proposito di chi fa gli investimenti, insomma, non è che c'è una società che come si dice, ha risparmiato rispetto, no, ad investimenti o a monte ingaggi. Beh, Parma, quindi, però ci si lamentassero a casa loro il Parma. No, è chiaro, però se si cominciano a fare, certo, dei paragoni, allora facciamoli allora, come si dice, sempre. In più, ripeto, al di là che quando si fanno 4 gol nei primi 20 minuti o poco più, è chiaro che uno sotto accusa possono finire le difese, piuttosto però ogni tanto vanno anche valorizzate le cose che si fanno bene in attacco, e la Ternana aveva cominciato bene segnando appunto con Donnarumma e Partipelo, tra l'altro due reti che più le riguardo più insomma, no, veramente viene voglia di riguardarle proprio per la fattezza, insomma. Allora lascio un attimo in naftalina Maurizio e Federico, ma ovviamente solo un attimo, Morigoni già scalpita. No, facciamo un piccolo passo indietro, risentiamo cosa ha detto Bandecchi. Cominciamo da qua stasera perché è molto interessante, risentiamo cosa ha detto Bandecchi. Abbiamo naturalmente fatto una sintesi, abbiamo estrapolato alcuni video, ha fatto anche tra l'altro le condoglianze a Pierluigi, alla famiglia di Pierluigi Frosio a Perugia, ha poi detto che diventerà giornalista Riccardo, a marzo prenderà il tesserino da giornalista, quindi tremiamo pure noi insomma, perché non solo Lucarelli, metterà sul banco gli imputati pure i giornalisti, vabbè questo ci vuole poco perché ormai siamo abituati. Ma andiamo a sentire cosa ha detto il padron della Ternana dopo la partita con il Parma, partiamo da qua. Allora, come promesso, un'analisi veloce della partita di ieri. Cosa non mi piace di questa Ternana? Non mi piace l'altalenanza del giocare benissimo a calcio e del giocare malissimo. Questa secondo me è sinonimo di paura di una squadra. Io ho già visto le squadre che potevano recuperare anche una sconfitta e che potevano rimettersi in pareggio, però la stessa squadra poi quando andava per caso a vincere si faceva sempre riacchiappare anche i 3 gol. Una squadra che dopo 11 minuti è avanti 2-0 in Serie B normalmente ha vinto la partita, invece noi ci siamo fatti riprendere in 10 minuti perché abbiamo cominciato a giocare impauriti e come sempre ci abbassiamo e ci abbassiamo sempre troppo verso la porta. E dopodiché cosa succede? Succede che al pareggio resuscitiamo, ma resuscitiamo fino a quanto? Fino al 13° minuto del secondo tempo, quando invece poi facciamo un altro bellissimo gol, bravo Pettinari, e poi dopo basta.
diventa una tragedia, una squadra che non sa gestire nella maniera giusta la vittoria. Lo stress di un anno fa, essere stati i primi tutto l'anno, è stato uno stress difficilissimo da gestire. Quest'anno la Ternana non ha ancora questo tipo di capacità, ecco perché stiamo lottando nelle retrovie in una posizione che non doveva essere la nostra, dove la Ternana non doveva nemmeno starci per scherzo. Però la Ternana può sempre migliorare, maggio è abbastanza vicino, io credo che chi vuol capire capisca, e martedì ci sarà un'altra partita. Quella che è passata non mi è piaciuta, arrivederci, a parte il risultato. A parte il risultato, oh no, diceva maggio vicino, perché naturalmente insomma sappiamo che ha detto Bandecchi a maggio che a maggio deciderà se ha sbagliato su Lucarelli, su Leone o sui calciatori, però dicevi Morigoni che a maggio insomma c'è un appuntamento importante, certo. Forse quello poi per me una volta era importante, adesso non partecipo più, ma insomma ma a parte gli scherzi posso? No. Se no aspetto, No, ma problemi. Come no, ci mancherebbe. Il fatto è questo, a me queste polemiche danno tremendamente fastidio. Io capisco che il presidente abbia scucito dalla sua borsa tanti soldi, perché il calcio costa, è come una famosa canzone di Ornella Vanoni, costano, le donne costano, eccetera, eccetera. Però il problema è questo, il presidente Bandecchi fa delle critiche molto aspre, asperrime alla Ternana che ha vinto 3-2 a Parma contro la proprietà americana di Croix e con Beppe Iachini, allenatore non solo di squadre di cadetteria ma anche di Serie A, l'anno scorso allenava la Fiorentina per un periodo. Il problema è questo, secondo me che lui abbia delle recondite ambizioni di stazionare tra le prime 8 squadre della cadetteria e quindi di giocarsi il tutto nella roulette dei playoff, va bene, sta bene, però il problema, io sto a metà strada, non perché voglia fare per forza di cose il cerchio bottista, ma il problema è questo, per me in questa polemica non ha ragione il presidente, non ha ragione Lucarelli, ma spiegherò pure perché. Però il presidente avrebbe ragione se nel mercato di gennaio avesse preso un paio di giocatori con la G maiuscola oppure calciatori con la C maiuscola, che è la stessa cosa. Non l'ha presi perché giocatori di personalità, per far salire il tono della squadra. Allora io stasera avrei detto che il presidente, se i punti fossero stati gli stessi, aveva ragione da vendere, ma in questo caso no, oppure ha sbagliato lui a dare carta bianca al direttore sportivo, perché se dobbiamo parlare di tutto bisogna mettere sul banco tutte le carte, lui è il presidente. Poi se gli acquisti non sono stati pari a quello che lui ha sborsato, la responsabilità è anche la ma sua. Infatti lui lo dice sempre, la responsabilità prima di tutto, ecco, è la mia, poi bisogna distinguere le dichiarazioni che fa sui social con i messaggi da poi quello che magari scrive anche rispondendo agli stessi tifosi. Federico sì, volevo dire solo un'ultima cosa. Scusa, prego, finisci. A me non mi piacciono queste polemiche. Lucarelli qualche errore l'ha fatto, ma era normale perché lui è un neofita in Serie B, è un debuttante, ha fatto un gran campionato l'anno scorso, ma la B è un'altra cosa, è un campionato più duro. Quindi non è proprio debuttante, no? Beh, in Serie B sì. No. Dove è stato? Col Perugia? Con Livorno. Con Livorno. Ma Livorno è stata la parentesi. È come la parentesi. Però, sì, ma però quando quello che a giocare? Vabbè, non lasciamo perdere, comunque non è un debuttante. Però insomma qui il punto secondo me è un altro, insomma, Federico Bandecchi dice chiaramente insomma non bisogna parlare solo di salvezza, per quello che ho speso, chiaramente non ragiona da tifoso, naturalmente è il presidente, e quindi mette un po' tutti sulla corda, insomma, anche perché entriamo in un periodo in cui insomma la Ternana, parte la Cremonese, affronterà tutte squadre, adesso poi vedremo più avanti,
le prossime partite, tutte squadre diciamo anche alla portata, no? Quindi insomma è un po' un discorso che sta a metà strada, come dice Morriconi. Vuole il presidente ottenere una reazione con questo stimolo, con questa provocazione, oppure vuole ottenere risultati diciamo anche troppo presto, perché insomma non è così automatico che spendi tanto e ottieni subito, almeno nel calcio. Beh, no, non è assolutamente automatico, anche perché, come ricordava prima Riccardo giustamente, altrimenti il Parma insomma non è sicuramente secondo alla Ternana come valore della rosa, che è quasi il quadruplo, dati alla mano insomma, dati Transfer Market, che uno dei siti insomma più accreditati, dice che la rosa del Parma è quasi il valore della rosa del Parma di quasi 60 milioni contro 57, mi sembra 55 contro i 15 di quella della Ternana, quindi sicuramente i valori sono ben diversi sulla carta e non ci sarebbe stata storia. Invece il calcio è proprio bello per questo, perché queste cose non contano e la Ternana riesce a fare 6 punti con il Parma, sia l'andata, vincendo sia l'andata che il ritorno. Per quanto riguarda Bandecchi, io credo che non so se questo tipo di video, questo tipo di esternazioni insomma che ha fatto, che ha sempre fatto, perché le ha fatte da inizio anno insomma, da quando ha i social, soprattutto Instagram, servano per spronare la squadra. Io, il mio pensiero è quello che comunque i cosiddetti panni sporchi si lavano in casa, perciò se c'è qualsiasi problematica se ne parla nello spogliatoio, in separata sede. Di quello che mi sembra di capire e di percepire dalle parole del padron è che lui parli con i giocatori, ma non percepiscano questo tipo di discorso all'interno dello spogliatoio. Ha fatto più un'esternazione anche, no, con la stampa, ha parlato un po'. Poi tra un attimo vediamo cosa poi risponde Bandecchi ai tifosi sui social, esatto. Perché forse è ancora più duro lì, in alcuni ancora termini, più diretto, sì. In alcuni casi, esatto. Però qui il punto, Riccardo, per concludere non se credo che tutto, scusate, non è che, cioè. Non credo, cioè non mi trovano d'accordo questo tipo di atteggiamento da parte del padron di Stefano Bandecchi, che per quanto non sia è un processo, cioè, no per carità, un'opinione, per quanto comunque lui sia il proprietario, il padron, il presidente della società, e possa fare più o meno insomma quello che preferisce, cioè libertà di espressione, quindi insomma non è quello il problema. Che lui sia ambizioso lo sappiamo, è chiaro, certo le parole di Rugarelli dopo le gare, che dice si può pensare sulla salvezza, forse non gli saranno piaciute, ma io credo che poteva evitare questo tipo di cose, quantomeno in maniera così aperta, anche perché la partita di Parma probabilmente la Ternana l'avrebbe vinta, e stando allo stadio sarebbe andato sotto lo spicchio dei 241 tifosi rossoverdi a prendersi gli applausi e sarebbe finita lì. Chi parlava era Bandecchi giornalista, non il Bandecchi presidente, questo lo scrive Sergio Costa, forse sta già facendo pratica, no. Il presidente, come futuro editorialista. Questa osservazione di Sergio acuta. È molto acuta. Qui il punto però è anche un altro, cioè Bandecchi scrive, dice, racconta ai giornalisti, ho letto anche un pezzo sul Messaggero proprio, insomma, in cui sostanzialmente diceva: allenatore e direttore sportivo all'inizio del campionato mi avevano assicurato i playoff con questa squadra. In sostanza, adesso interpreto, vado un po' a fare la cosiddetta parafrasi. Sì, ma l'hanno detto a lui, perché pubblicamente, ecco, però vabbè, però ecco, no, cioè, bisogna chiarirsi un attimo che si sono detti a inizio campionato. Cosa si sono detti loro, solo loro lo sanno, come adesso ricordava Maurizio. Se vale sempre la stessa regola, e la stessa regola è quella da 2 anni a questa parte, e io quindi mi affido a quella, siccome le cose che il presidente dice poi fa, Lucarelli, no, ha le sue idee, poi se si verificano è bravo, se non si verificano sarà meno bravo, però oggettivamente dal giorno della presentazione in avanti non mi ricordo mai che Lucarelli abbia affermato, o il direttore sportivo, che questa fosse la squadra per, no, lottare per la Serie A. Cosa diversa invece è dire, arrivare a questo mese di febbraio, e questo era stato detto a prescindere poi dal calendario che purtroppo è cambiato anche a seguito, no,
della pandemia. Altra cosa era, dice, arrivare a febbraio marzo per poi sfruttare, ecco, la stagione primaverile per provare a fare qualcosa di diverso, di effervescente. E quindi, per quello che poteva essere l'interpretazione mia, ma penso anche di tanti altri, era: raggiungiamo la salvezza prima possibile. So che questa è una, diciamo, frase... ragionato calcisticamente parlando. Esatto, è una frase fatta, cioè, calcisticamente parlando, fatta, per poi dopo poter riuscire a... E guarda caso, se uno va a vedere, come vedremo poi, non lo so, i risultati di queste ultime gare, comunque l'andamento, l'andamento del campionato, non è che ci sono squadre che lo stanno dominando, e anche il fatto che le capoliste in queste ultime settimane siano cambiate, o comunque si sia ridotta un po' la differenza tra alcune squadre, cioè la sta dicendo lunga su alcuni valori che ancora si devono esprimere. E poi, se, come è successo a Parma, no? Visto che l'abbiamo sentita, c'è Colombi che ancora crede nel raggiungere i playoff, no? Quindi questo significa, portiere del Parma chiaramente, significa che comunque la percezione che tutto può accadere esiste. Io però mi soffermerei anche, forse vado un po' in controtendenza, è vero il valore della rosa, il monte degli ingaggi, però ricordo sempre che metà della squadra che ha vinto il campionato sta giocando, ma un partipilo, praticamente un esordiente della Serie B, e sta disputando un gran bel campionato. Ecco perché dico, realizza un gol come quello di sabato, andrebbe, a mio avviso, come presidente valorizzato, no? Come la prestazione. Così come potrei citare altri calciatori, lo stesso Iannarilli, un esordiente del torneo cadetto, mentre gli altri arrivati, ad eccezione sicuramente di Donnarumma, erano, cioè, Capuano era svincolato, quindi e ancora oggi ci stiamo chiedendo come mai fosse svincolato, però questo era. Sorensen negli ultimi due anni aveva giocato pochissime partite, quindi si è dovuto un po' riabituare anche, no, alla preparazione e al ritmo partita e quant'altro. Cioè, insomma, anche qui poi dire che avevamo o che abbiamo una rosa talmente competitiva da andare in Serie A, a me sembra comunque, o comunque fare playoff, comunque stare tra le prime 5/8, che c'è il Perugia, c'è l'Ascoli, intanto la nostra, sì, foto Perugia, racconto Perugia, che una questa c'era. Immagine che direi giusta e significativa, insieme a quest'altra, che è lo striscione dei tifosi della Tenana per Falletti, che si è operato oggi. Tra l'altro auguri chiaramente al nostro fantasista, che, no, ritornando a Terni, sicuramente ha accettato e ha dato una dichiarazione d'amore, no, come, anche per la città, come giustamente hanno riportato i tifosi. Però anche lo stesso Cesar Falletti, nelle stagioni precedenti, insomma, post Bologna, non aveva giocato più una partita. Cioè, quindi riuscire a rimettere insieme, no, tutte queste situazioni, e per poi poter dire andiamo a fare i playoff, secondo me sia Lucarelli che Bandecchi però adesso possono dire anche la stessa cosa, ma in due modi diversi, perché due facce della stessa medaglia, perché se i 50 punti dovessero arrivare all'inizio di primavera, chiaro, a quel punto c'è proprio, cioè, effettivamente, anche perché il calendario, e poi lo vediamo, insomma, pone diversi scontri con squadra alla portata nel prossimo periodo. Leggo un po' di messaggi. Simone Lauredi, che saluto, mando un grande abbraccio. Che Lucarelli ci abbia messo troppo per capire che questa rosa non è idonea al 4-2-3-1 per la Serie B è evidente, ma la colpa maggiore è di chi non ha costruito una rosa adatta al modulo dell'allenatore, visto che era noto. Bandecchi dovrebbe vigilare più su chi spende i suoi soldi per come li spende. Questo è un messaggio del nostro amico Simone, che saluto naturalmente dei Ternana Memas. Ce ne sono anche altri. Sulle maniche, da una pagina che ci segue sempre, ringraziamo, condivide i nostri post. Cioè, ma se prima era amore folle e oggi il presidente si arrabbia, tra virgolette, sicuri che non ci sia qualcosa al di là dei risultati calcistici? Ma io non credo, io credo che sia solo una questione di posizione di classifica.
Troppe dichiarazioni pubbliche, scrive Franalian, così accende di più il fuoco, anche se per me ha ragione e ha sempre detto che la Ternana merita altre posizioni. Saluto anche Moreno, Onofri, e Bandecchi si riferiva ai carri di maggio, scrive Sergio, per chiudere con quello che sosteneva Priamo Rigoni. E quindi se però la teoria fosse vera, significa che insomma ruberebbe il posto a Morigoni come cantante, probabilmente pure come showman del prossimo dei carri di maggio, che aspettiamo naturalmente di vedere nella loro massimo splendore dopo lo stop dello scorso anno. Torniamo un attimo in studio, Alberto, grazie, perché dicevo, insomma, Bandecchi duro nei come? No, ti ringraziavo, torniamo in studio, grazie. Non succede sempre, però ogni tanto sei stupito Alberto. No, dicevo che no, adesso c'è un'altra cosa, infatti, perché Bandecchi duro nei video, ma poi nei messaggi c'è ancora più diretto. Quindi abbiamo selezionato alcuni, abbiamo fatto una breve clip, così torniamo, restiamo sul pezzo. Ecco, qui a un tifoso, allora non abbiamo cancellato i nomi, non so come fanno tutte le testate, non facciamo tempo. Dice: a prescindere da tutto, non si può sentire che l'allenatore dice mettetevi l'anima in pace, l'obiettivo è la salvezza. E Bandecchi applaude. Quest'altro, no, è Bandecchi che insomma è d'accordo, quindi è questo il punto, insomma non vuole che Lucarelli dica ci accontentiamo della salvezza, e poi vabbè, che diamine, quello vabbè, non potevamo cancellare, ma noi siamo fatti così, non lo cancelliamo. Qui a quest'altro tifoso dice no, avevo detto non sarei più andato allo stadio perché mi ero rotto di vedere partite mosce e arroganze e presunzioni inutili. Insomma, anche questa è un bello, è un bel ceffone, diciamo così. Poi ce ne sono altri, la clip è piuttosto lunga. Questo tifoso naturalmente gli diceva: ma perché, cioè, mi aveva detto che non veniva più allo stadio, che non parlava più di Ternana. Insomma, anche questo avrebbe detto, no? Che non avrebbe parlato più di Ternana. Possiamo, eccolo, questo è abbastanza lungo. Qui dice, un tifoso gli diceva: ma insomma, è convinto che una direzione del genere non sia rischiosa? E dice: io so calcolare i rischi, dice Bandecchi. Qualcuno deve dire la verità, se no si muore di noia. Sono convinto che la mia Ternana sia fortissima, piena di campioni, che Lucarelli e il suo staff sono eccellenti, ma momentaneamente insieme non hanno rispetto per quanto guadagnano e per il modo divino in cui sono trattati per rispettare la città, la tifoseria e la società. Questa è durissima, secondo me. Piano piano troveranno la soluzione, o faranno tutti una brutta figura. Sino ad oggi hanno parlato troppo e fatto troppo poco. I cugini di Perugia, e qui arriviamo al nocciolo, costano un quarto e stanno troppo avanti. Parlano meno, sono bravi e vincono, tanto di cappello. Insomma, non dobbiamo farci prendere in giro. Io pago soluzioni e non chiacchiere. Questo, insomma, ancora più diretto, a meno che qualcuno non abbia hackerato l'account Instagram di Bandecchi, ma non credo. Insomma, qui si capisce che il presidente non va giù il fatto che Perugia, che è costato molto di meno, sia molto più avanti in classifica. Poi c'è quel passaggio, insomma, che non hanno rispetto su quanto guadagnano, che è insomma una stilettata molto pesante. Ma non è finita qua, andiamo ancora avanti, ne vediamo anche altri. Se si resta in A si vale, se si torna in B si vale da B. Io non vedrò tutti i campionati di B che ha visto lei, risponde un altro utente. Ha comunque ragione, ma sono un ottimo manager. Ma sbaglia quando pensa che serve una laurea per il calcio. Questo tifoso diceva, cioè, ma, insomma, il calcio non è sempre tutto automatico, cercava, no, di riportare. Dice: no, non ci serve una laurea per il calcio, il più forte vince, se è molto forte domina. La tecnologia, le strategie, le innovazioni devono essere accompagnati da pragmatismo, coraggio e mentalità, non arroganza e paura. Ecco, qui poi spesso parla di arroganza, di paura. Siamo al bar, ognuno esprime la propria idea, naturalmente, dice Bandecchi, chiaramente, insomma, diciamo, la sua fa molto più rumore, come è normale che sia, tant'è che noi ci facciamo un'intera trasmissione. E a quest'altro risponde: raramente lei ha visto una Ternana con questi campioni, con questi costi, diciamo una Ferrari e non una berlinetta. Speriamo la vista, che qui mi sembra chiaro riferimento a Lucarelli, si perfezioni come pilota, se no la Ferrari non serve. Pragmatismo e umiltà, ancora, queste due parole, pragmatismo e umiltà. Volevo stare dove sta il Perugia, dato che a luglio ho dato molti soldi a disposizione e ho chiesto a settembre a Lucarelli cosa pensasse e ho avuto risposte positive. Voglio ciò che si doveva fare, in alternativa non voglio più sentire bip. Sono stato troppo zitto mentre chi parlava si è convinto di bip, ora parlo io. Insomma, fumo in piena, mi sembra che ci sia anche
l'ultimo o il penultimo, abbiamo quasi finito, diciamo, Morricone non ne può più, aspetta, siamo quasi alla fine, E questo, tu non te lo fai Instagram, ecco, aspetta, A io ce l'ho utente, Instagram, ce l'hai Instagram, ma non le leggo queste cose. A quest'altro utente che gli diceva, ma forse abbiamo un centrocampo non all'altezza, diceva, dissento, in panchina ci sono delle realtà inutilizzate e non usate al meglio, per questo pago anche lo staff. Qui mi sembra di ricordare dal Flame che si parlasse del centrocampo, e qui dice, in panchina ci sono realtà inutilizzate e non usate al meglio, insomma, non è che dobbiamo entrare naturalmente nel cuore della querella, ecco, è finita tutto, insomma, cominciare da Morricone che sta senza parole, no vabbè, ma veramente io ti dico quello che penso, no, sai che sono uno molto, insomma, diretto, le scorciatoie, vogliamo parlare di stimolo, di provocazione, no, quello che ti pare, io ti metto proprio a questo punto, metto le gambe sul tavolino, anche se non c'è. Il problema è questo, mi pare dagli ultimi fotogrammi su Instagram le dichiarazioni innanzitutto pesantissime, e poi se io non conosco più l'italiano allora va bene, altrimenti traspare in maniera molto chiara ed evidente una giaculatoria, un attacco molto forte all'allenatore che viene messo proprio alla berlina, viene messo in stato d'accusa. Però aspetta, delle due l'una, aspetta, o hai fiducia nell'allenatore che però hai. Il presidente dice, altrimenti... scrive, insomma, anche vedi è bello perché poi Marco Capodossi ci scrive, il presidente a mio avviso si è appiccato quando Lucarelli ha detto che non aveva illuso nessuno, so se ricordiamo questo passaggio in conferenza stampa, quindi c'è evidentemente qualcosa nelle dichiarazioni al di là del dobbiamo pensare solo alla salvezza, che calcisticamente c'ha un senso. Però ricordo anch'io quando Lucarelli disse non ho illuso nessuno, probabilmente lì, insomma, a Bandecchi gli è partita un po' la vena quando ha sentito. Ma il problema sta, la verità sta nel mezzo, come ho detto prima. Vai, fammi sentire. No, l'aspetto curioso di tutto questo è che, ridendo e scherzando, comincio come si dice, ad avere sulle spalle, esatto, ah no, quello volevi dire, sulle spalle, ah no, tanti anni, ho azzeccato, no? Stavo per fare, esatto, una cazzo, no. Quindi, e forse, però c'è ancora tutti i mai come questo, sì, almeno quello forse, cioè, in altri anni, in altre stagioni, probabilmente sia la stampa che i tifosi in una condizione così sarebbero avrebbero scritto, avrebbero detto, avrebbero contestato, ci sarebbero stati articoli. Il paradosso è che accendere la miccia qui è il presidente, cioè anche dopo la sconfitta di Ascoli, probabilmente chi era allo stadio, in primis i ragazzi della curva nord, sì, hanno richiamato la squadra sotto, ci hanno parlato come abitualmente fanno, però alla fine è scappato l'applauso. Ma perché? Perché c'è stata una sorta di indulgenza rispetto a quello che era accaduto prima con il Covid e quant'altro, cioè elementi che, allora, o la tifoseria è diventata matura, può essere un aspetto positivo, o magari proprio per il fatto che la tifoseria è diventata matura il presidente dice, ma come, i tifosi qui non contestano più una squadra, un allenatore, cioè, però e anche il mondo, il paradosso è questo, e anche il mondo, cioè anche chi critica, al di là che poi, no, chi fa le pagelle o chi fa un commento può essere una volta più o meno cattivo, no, con il paradosso infatti è proprio che però, in genere normalmente si crea, e ripeto, la dialettica tra chi più è critico e chi è meno critico nell'opinione pubblica, tra la stampa e la tifoseria, cioè, e tutto qui questo, il paradosso è che c'è una dialettica che nasce e tutto questo dopo la partita e la vittoria con il Parma, ripeto, se poi si gioca poliziotto buono, poliziotto cattivo, è tutta una strategia, come magari, no, qualcuno può ipotizzare, va bene, però l'aspetto anche di puntualizzare sempre che quando guadagnano i calciatori, cioè sono delle cose, quel passaggio, insomma, questo... ci sono delle risorse inutilizzate in panchina relativamente, credo, era al centrocampo se non mi ricordo male, su quel posto si parlava,
Federico, insomma, impressione. Ma forse sì. Cioè, mi sembra che poi i giocatori stiano ruotando tutti più o meno. Poi... Ma credo di sì, tranne alcuni che vengono anche però da, a parte il periodo Covid, ma anche da infortuni o problematiche. Io credo, insomma, che Lucarelli abbia fatto e faccia ruotare abbastanza la rosa, poi anche per, a causa di, insomma, degli infortuni, come magari vedremo più avanti, di indisponibili che non ci saranno nel match di domani contro la Spal. Quindi non credo, insomma, che Lucarelli abbia preso 11 giocatori, faccia giocare sempre gli stessi e non li faccia ruotare. Poi con il calcio di oggi, anche con i 5 cambi, c'è anche più possibilità. Io credo Lucarelli l'abbia sempre sfruttati, perciò non vedo questo tipo di... Era più, a mio parere, non so, una critica secca all'allenatore, che ripeto, ci sarà stata una diatriba tra loro, anche perché probabilmente la diatriba nasce dal fatto che Bandecchi vuole fare i playoff. Quello e sì. Dice: questa squadra è da playoff, perché me l'hanno detto inizio stagione quando gli ho dato il budget. Sì, perché non adesso si parla di salvezza. Perché si parla di salvezza. Domanda. Il problema è che tutto questo arriva dopo che hai vinto 3-2 al Tardini, insomma, un risultato abbastanza storico. Brevemente, cioè ti do 15 secondi, sì, perché devo andare in pubblicità. Allora, devono essere 15 secondi. E io in 15 secondi faccio una domanda a voi. A posto. E anche ai tifosi da casa. Ma per caso non c'è qualcuno che gli abbia detto che questa squadra è da playoff? Qualche allenatore a spasso, qualche direttore sportivo a spasso, punto interrogativo. Ah, non c'è così questa bombetta. Beh, chiaro. Io credo semplicemente che si buonasera a tutti, scusa, Federica Cardinali e Roberto Romani, buonasera a tutti, scusa, devo leggere velocissimo, a forza di tirare la corda non si potrebbe spezzare, voi che dite? È un'altra bella domanda. Vatti. Vuoi tirare la corda, Bobby? No, vai, tira. Penso che sia rimasto un filetto molto sottile, a mio parere. Il malessere di Bandecchi è giustificato, visto quanti soldi ha tirato fuori. E poi Piero Salvati che chiosa con un eloquente: non ci sono parole. Siccome non ci sono più parole, noi che facciamo? Andiamo in pubblicità e poi torniamo. Umbria Dent, centri odontoiatrici, altissima qualità con materiali e protesi certificate made in Italy. Velocità, efficienza ed elevata professionalità senza lunghe attese. Finanziamenti a tasso zero. Igiene dentale a 25 euro. Protesi fisse in 24 ore. A Spoleto in via Marconi 367. A Terni in via Gramsci 22. Prenota i numeri in sovraimpressione la tua visita senza impegno. Umbria Dent, sponsor ufficiale e partner Ternana Calcio. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio e seguire la programmazione web di Telegalileo. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Allora, torniamo, la discussione si fa rovente, naturalmente la tiene banco la polemica Bandecchi-Lucarelli, ma dobbiamo tornare anche un po' sulla partita di Parma. Stasera non abbiamo purtroppo le immagini, quindi neanche la lavagna tattica di Fabrizio Frabotta, per un problema tecnico non nostro, ma insomma del sito, diciamo, che mette a disposizione gli highlights, quindi insomma... anche altri emittenti, insomma, non hanno potuto scaricare. Era già successo la partita con il Monza, purtroppo è successo anche oggi, e naturalmente speriamo che si risolva quanto prima. Abbiamo fatto vedere la gallery fotografica, e comunque noi temi da affrontare non è che ci mancano, anzi qui dobbiamo stare attenti a non sforare. No, risultati, andiamo a vedere i risultati, sì, dai, beh, risultati velocemente, poi parliamo della partita naturalmente di Parma. Allora, Ascoli Alessandria 3-0, Vicenza Spal 1-1, vittoria del Pisa a Monza 2-1, vittoria in rimonta, Parma Ternana naturalmente, vittoria della Ternana 3-2, vince ancora la Regina 2-0 sul Pordenone, pareggio 0-0 fra Perugia e Cremonese, pareggio anche fra Brescia e Frosinone 2-2, vince il Benevento a Cittadella 1-0, il Como batte il Cosenza
con Bisoli al debutto sulla panchina del Cosenza 2-1 e Lecce batte il Crotone 3-0. Vediamo la classifica. Lecce in testa 46 punti, Cremonese e Pisa 45, Brescia 44, prendono un leggero margine di vantaggio queste prime 4. In quinta posizione il Monza con 41 punti, poi Benevento 40, Ascoli 39, Frosinone Perugia 38. Secondo me queste due o tre posizioni qui, Ascoli, Perugia, dice Bandecchi, ma insomma sono lì loro, ci potremmo essere anche noi. Cittadella 35, Como 34, Regina 32, Ternana 31, Parma 28, Spal 24, Alessandria 23, Cosenza 19, Crotone e Vicenza 14, Pordenone 12. Abbiamo più 8 punti sulla quintultima, insomma non sono pochi naturalmente, quindi 8 punti di sicurezza dalla zona playoff, però siamo solo in tredicesima posizione e a 7 lunghezze dall'ottavo posto che vale attualmente i playoff. Andiamo a sentire cosa ha detto il mister della Ternana, Cristiano Lucarelli. E dai quali il Perugia è fuori al momento. Al momento il Perugia è fuori dai playoff, mi conferma Marcelli. Dicevo, andiamo a sentire Cristiano Lucarelli cosa ha detto dopo la vittoria della Ternana a Parma. Mister, una partita iniziata bene, poi l'1-2 del Parma e nel secondo tempo una Ternana che ha meritato. Sì, abbiamo fatto due partenze importanti sia all'inizio del primo tempo sia all'inizio del secondo tempo, cercando di evidenziare ancora di più i problemi del Parma, che ovviamente diciamo, è cominciato anche un po' il mormorio della gente, e quindi chiaramente siamo stati bravi. All'inizio dei due tempi li abbiamo messi in difficoltà e ovviamente diciamo, loro hanno accusato un po' il momento e le difficoltà che stanno riscontrando in questa situazione. Partenza forte e due gol frutto anche di azioni ragionate. Sì, noi eravamo preparate perché comunque loro, diciamo, avendo, anche se hanno ottimi giocatori dietro, però sono un po' lenti. Noi al contrario potevamo avere giocatori come Partipilo che poteva fargli male attaccandogli le spalle, e in effetti così è andata bene oggi, per fortuna ha funzionato un po' tutto. Dopo il pareggio del Parma cosa ha pensato? Ho sperato che i ragazzi capissero che i loro due gol erano frutto di un calcio d'angolo e di una grandissima giocata di Vasquez, quindi due situazioni che uscivano un po' dall'inerzia della gara che era stata totalmente dalla parte nostra. E in effetti i ragazzi sono stati bravi, si è sofferto un pochino di più perché il Parma a quel punto lì ha provato a esercitare un po' più di pressione territoriale, però devo dire che i ragazzi non si sono disuniti, sono stati bravi, hanno gestito la difficoltà e poi nel secondo tempo su una delle quattro situazioni importanti che abbiamo creato è venuto fuori il vantaggio, poi siamo stati bravi a gestirlo. Prossimo avversario, martedì, la Spal. Sì, purtroppo perdiamo due giocatori sicuramente, e questa è l'ennesima partita dove purtroppo perdiamo sempre qualcuno perché c'è una distorsione a Donnarumma e c'è un problema muscolare di Agazzi che andrà valutato lunedì, però crediamo che sono due giocatori che purtroppo non parteciperanno alla prossima gara. 250 tifosi oggi. Ma i tifosi sono fantastici, nel senso soprattutto ragazzi che vengono sempre fuori in trasferta e che accompagnano la Ternana, ma più di oggi secondo me è il dato di martedì, che mi hanno riferito che sono già 150 biglietti venduti di martedì alle 6:30, che non è proprio un bellissimo giorno per farsi 4-5 ore di pullman andare, 4-5 ore di pullman a tornare. Secondo me è un dato ancora più rilevante di quello di oggi, quindi meritano sicuramente un plauso. E non ci saranno domani a Ferrara Donnarumma e Agazzi, in effetti non sono convocati, insomma sono indisponibili insieme a Vitali, Falletti, Capanni e Celli. Donnarumma ha avuto una distorsione alla caviglia proprio al momento del gol, mentre Agazzi un indurimento al flessore, quindi non saranno della partita. Poi la Ternana ha uno stuolo di diffidati: Sorensen, lo stesso Lucarelli, Paghera, Palumbo, Pettinari, Partipilo, Bobben e anche
Cesar Falletti, che naturalmente si è operato oggi, e gli facciamo in bocca al lupo per la pronta guarigione. Voglio ripartire da Federico per insomma, parlare un po', riavvolgere il nastro alla partita del Tardini. Diceva Lucarelli, insomma, ci è venuto tutto quello che speravamo. Sostanzialmente Parma ottima squadra, ma difesa un po' lenta, è questo che evidentemente si è visto. Adriana è stata brava a sorprendere il Parma nei primi minuti, poi aggiungo è stata molto brava secondo me a rientrare con l'approccio giusto nel secondo tempo e trovare il gol del 3-2. Secondo me quello è stato un po' il momento cruciale della partita. Tu cosa dici? Sì, sono d'accordo, l'analisi è questa del match del Tardini. Ternana che parte fortissimo nel primo tempo, approfittando anche di una difesa dei crociati non proprio ben posizionata. Partipilo dietro le punte, che erano Donnarumma e Pettinari, davvero faceva quello che voleva, e oltre al gol, insomma, è arrivato anche il vantaggio dopo pochi minuti di Donnarumma. 2-0 dopo 11 minuti, davvero stentavo anch'io, che ero allo stadio, quasi a crederci. E poi siamo tornati sulla terra, perché ed è questa una cosa con la quale, insomma, sento di essere d'accordo col padron Bandecchi, ovvero che se vinci 2-0 all'undicesimo, al ventesimo, ventiduesimo non puoi stare 2-2, cioè quello lì anche per come vedo io più o meno il calcio, insomma, è prendere due gol in 10 minuti. 2-0 le insomma, cioè, cerchi, non dico che è finita la partita, non fai passare la mia gamba all'avversario. No, assolutamente quello, perché sennò perdi la partita. Però a mio parere, insomma, dopo che stai 2-0 con il pubblico del Tardini che ha iniziato a fischiare, a contestare, per quanto comunque abbia applaudito fino alla fine, bisogna dire, non c'è stata mai una vera e propria contestazione. Beh, insomma, prendere due gol nei successivi 9 minuti, 10 minuti sembra un po' troppo. Fatto sta che, insomma, dopo la Ternana anche subito un po', ma si è andati negli spogliatoi sul 2-2. Poi quando è rientrato in campo nella ripresa, davvero ha sfoderato una prestazione a mio parere tra le migliori secondi tempi che abbiamo visto dei rossoverdi. Ha sfiorato il gol del vantaggio in più di un'occasione, poi fortunatamente ma anche meritatamente è arrivato con il gol di Pettinari sugli sviluppi di corner. Poi invece questo non sono d'accordo con il padron, ci sta che negli ultimi 20 minuti più i 6 di recupero soffra un po', insomma, perché il Parma doveva recuperare il risultato, subentra la stanchezza, ci sono tanti fattori anche a livello mentale. È chiaro, il Parma deve recuperare la partita, quindi gettano il cuore oltre l'ostacolo, come si dice. Però la Ternana, a mio parere, non è che ha sofferto così tanto, vuoi anche per due bei interventi di Iannarilli, comunque, che si è ben distinto. Però voglio dire, ci sta il momento di sofferenza, perché non si è mai visto una squadra che per 90 minuti domina l'avversario e non gli fa toccare palla. Quindi non la vedo come una cosa negativa, anzi la vedo come una prova di maturità da parte della Ternana, che è riuscito a calarsi anche questo nella partita di Pisa, a mio parere, nel saper soffrire, nel saper anche stringere i denti e portare a casa un risultato. Quindi questi sono tutti aspetti, a mio parere, positivi, che mi trovo in disaccordo con il padrone. Però fatto sta che la Ternana esce dal Tardini con 3 punti, a mio parere, fondamentali, perché all'85% il discorso salvezza, adesso non voglio tirarlo, non voglio essere, insomma, però credo che sia messo lì. No, non spoilerare, l'abbiamo capito, ma non... così, Riccardo, sofferenza che ci sta, e vittoria alla fine meritata? Ma io, come ho detto all'inizio, per me è stata una partita epica, di quelle che riappacificano le persone con il calcio, perché poi anche qui un po' di spettacolo serve o non serve? Poi è sempre meglio lo spettacolo sulle pelle degli altri piuttosto che sulla nostra, perché se, e io continuo con i paragoni, l'Ascoli, se uno va a vedere l'andamento dei bianconeri in casa, no, ha vinto molto meno rispetto alle partite in trasferta. Il Perugia ha fatto pochi gol, no, ne ha subiti anche pochissimi, però, cioè, fino a qualche partita fa si lamentavano, insomma, no, per il non gioco del Perugia. Poi sono venuti, no, alcuni risultati positivi che l'hanno sicuramente rilanciata in classifica. Io ripeto, la Ternana, faceva un cenno adesso anche
Federico, chiaramente nella fase difensiva qualcosa da registrare c'è, ma questo lo diciamo dall'inizio dell'anno. Purtroppo anche a Parma abbiamo subito un gol da palla inattiva, che se andiamo ad analizzare qualcosa ci siamo lamentati, e io non sono uno di quelli che se la prende mai con gli arbitri, perché li considero sempre che fanno parte del gioco. Se fosse sbagliare, un rigore abbastanza netto per Adernana, però, ecco, no, anche in questo caso no, qualcosa forse siamo in credito. Per non parlare del gol che il guardalino ha annullato, sì, il gol di Donnarumma per fuori gioco è stato visto e rivisto, ecco, insomma, quindi vabbè, per dire però queste cose ci sono, e quindi vanno messe nel, come si dice, tenute in considerazione per poi provare ad effettuare un'analisi. Ripeto, 35 gol fatti, 35 subiti. Paradossalmente chi segue la Ternana, facendo la somma dei gol realizzati e subiti di tutte le altre squadre, chi segue la Ternana ha visto più gol in assoluto. Ripeto, hai visto anche perderla, è vero, però da questo punto di vista, tranne qualche partita, non si può dire che la Ternana abbia giocato 90 minuti male. Dopodiché è chiaro, ci sono, ripeto, delle situazioni su 70 cui 70 gol in 24 partite fanno, aiutami, più o meno di media, quasi tre in ogni partita. Ripeto, sullo spettacolo annoiati, sicuramente a Perugia stanno un po' più in alto in classifica, però si divertono di meno. Può essere un contentino, assolutamente no. Io però, scusa, prego. Prima dell'altra, però continuo a ripetere che calcisticamente i 50 punti non significa che Lucarelli non ritiene comunque di avere, no, dice facciamoli prima possibile, la squadra da playoff. Lui è fin dall'inizio che dice questo, ecco perché continua a ripetere che se questo traguardo dovesse essere raggiunto, si dovesse raggiungere a metà marzo, fine marzo, insomma, qualcosa di buono potrebbe ancora capitare. Grande squadra, col Parma hanno tirato fuori il ciliegie, cos'è? Raggio, Riccardo Ferri, non ho capito cosa vuoi dire. Ora anche con la spalla per Falletti e tifosi, forza Fere. Guarda Maurizio, che ti faccio vedere, naturalmente dimmi anche la tua su Parma Ternana, perché Lucarelli a suo modo un piccolo record comunque la porterà a casa anche quest'anno. L'anno scorso finiamo più di raccontare il record della Ternana in Serie C. Quest'anno c'è un piccolo record a suo modo storico in Serie B, vediamo la schermata, eccolo qua. È un record un po' particolare, qualcuno vorrebbe dire ma che ce famo? Niente, però insomma comunque sono soddisfazioni, è la striscia di risultati utili consecutivi in trasferta più lunga nella storia della Ternana in Serie B. 7 partite, 2 vittorie, quelle di Alessandria che aveva aperto questa striscia dopo la sconfitta di Cosenza, e quella di Parma di sabato, in mezzo i pareggi a Lecce, a Frosinone, a Perugia, a Brescia e a Pisa. Il record precedente apparteneva alla Ternana di Tesser, alla Ternana di Beretta e alla Ternana di Riccomini nell'anno della seconda promozione in Serie A, con una striscia di 6 partite. Poi se volete ve le dico tutte, ma ci facciamo notte. A 5 partite si erano fermati Edmondo Fabbri, che lo ricordate? Tu me lo ricordi, se lo ricorda sicuro? Riccardo credo pure, più o meno, da piccolo allenatore della nazionale italiana ai mondiali di Corea del 66. Tu no, manco io, però l'ho studiato. Segnò un dentista, Pacdwick. Non era un dentista, questa è una leggenda metropolitana, Morigoni, però vabbè. Insomma, comunque 7 partite di fila fuori casa senza perdere, è un record. Dici che ci famo questo record, Maurizio? Niente, le pezze calle, come si dice, però è una soddisfazione, no? Ma certamente è dalla partita con il Cosenza che non perde più con la Ternana, quindi è qualcosa l'abbiamo di detto stasera, così poi se domani qualcuno dice che gufiamo, è statistica, Io invece voglio dire una cosa rapidissima. Rispetto a quello che abbiamo detto prima, sì. La Ternana nell'ultima mezz'ora, perlomeno io l'ho vista da qui, tu stavi a Parma,
casomai mi correggerai se sbaglio, mi sembra che abbia indietreggiato di molto il suo raggio d'azione, e per me ha fatto bene, perché ha difeso il risultato, ha portato 3 punti a casa, e quindi il presidente gli rimproverava che non ha fatto il calcio spettacolo, ma in Serie B contano i risultati, conta vincere le partite. Il Perugia ha la difesa meno battuta insieme al Pisa, 20 gol subiti, è una squadra solida, ma come diceva prima Riccardo Marcelli, non dà spettacolo. Quindi allora, delle due l'una, che vogliamo? Le nozze con i fichi secchi? Ecco, la moglie, altra domanda, com'è? La botte piena, la botte piena, la moglie ubriaca, il contrario. Comunque la Lerana ha dimostrato di sapere, se non altro, attutire il colpo dell'assenza di Falletti, almeno per quello, certo, che riguarda questa prima partita. C'era stato anche un passaggio nell'ultima conferenza stampa con la domanda proprio come sostituire Falletti, e saranno fatte varie ipotesi, no? Da comunque chi può interpretare il ruolo, come può essere Capone o Mazzocchi magari con altre caratteristiche, oppure con un centrocampista in più. Adesso la Lerana gioca 4-3-2-1, chiaro che poi c'è purtroppo anche un'emergenza comunque in attacco che ti priva certo, di giocatori importanti, però insomma almeno la prima è andata bene. Come si sostituisce Falletti, che insomma alle sue caratteristiche, insomma la rosa della Lerana è ampia, lo sappiamo, però Falletti è un giocatore che ti spacca le partite all'improvviso, ti entra e te la risolve, era il capocannoniere della Ternana, lo è ancora attualmente, anche se Donnarumma è salito. Riccardo? Ma l'abbiamo visto con Partipilo, che tra l'altro penso che quasi tutti i siti specializzati hanno messo, no, nell'undici ideale dell'ultimo turno. A Partipilo è stato chiesto, no, un lavoro sicuramente diverso, lo ha interpretato molto bene a mio avviso, però anche in questo caso mi sento di fare i complimenti a Lucarelli, ripeto, ma non per piaceria, perché quando c'è stato bisogno di criticarlo comunque è stato criticato, perché a mio avviso giocare a Parma con Partipilo, Pettinari e Donnarumma, a mio avviso non era del tutto scontato, proprio anche per tutto quello che era successo prima, le dichiarazioni del presidente Bandecchi dopo la sconfitta di Monza, l'infortunio di Falletti. Quindi comunque ha trovato il modo di essere sfrontato e di cercare di andare ad incidere sui punti, o su quelli che riteneva i punti deboli del Parma, e questo, ripeto, forse l'abbiamo sottolineato poco in queste ultime 48 ore, ma a mio avviso non era scontato. Dopodiché, gli ultimi minuti, il Parma, se ci avesse avuto altri due attaccanti, probabilmente Iachini li avrebbe inseriti, cioè ha fatto una sostituzione, no, praticamente negli ultimi secondi, no, proprio per cercare. Io penso, infatti, la dinamica dell'azione era quella, no? Palla a lui e vediamo quello che succede, insomma, no? Proprio per creare confusione in un reparto dove comunque chi è entrato ha fatto, a mio avviso, molto bene, Boben, Sorensen, Salzano, ma dove anche uno come Mazzocchi è riuscito a tenere con qualche ripartenza intelligente. Diciamo, no, che tatticamente l'assenza squadra di Falletti col 4-3-2-1 si assorbe forse, non dico meglio, ma meno peggio che con, sì, il 4-2-3-1. È chiaro che il comunque ti manca il giocatore che ti può, che creare c'è il colpo in ogni momento, ecco, però almeno tatticamente forse il colpo lo puoi comunque parare, no? Con un centrocampista in più. Leonardo Possanzini, mi sai dire per favore quali partite del Perugia i tifosi non si sono divertiti? La domanda la giro a Morigoni, adesso gli fai l'elenco. Secondo me quasi nessuna. No, vabbè, adesso gli fai l'elenco, poi vi scrivete in privato. Io ho visto Perugia-Cremonese, è stata una partita 0-0, in colore. Appena sono tornato a casa. Grande Ternana, dice Antonio Iacuzzo, al 20° raggiunta sul 2-2, reagisce e vince meritatamente, e poi insomma dice non serve fare polemica, grandissimo Iannarilli.
lo dice Antonio, uno che l'ho criticato parecchio, quindi aspetta, anche una partita si sono divertiti, sì. Perugia-Frosinone 3-0, Perugia-Frosinone, sì. Perfetto, a posto, poi se volete do il numero di Morigoni, Leonardo, allora no, va bene, ok, andiamo a sentire cosa hanno detto i tifosi della Ternana nelle interviste realizzate oggi insieme ad Alberto Francioli dopo questa vittoria, dopo insomma queste comunque polemiche che ci sono state, e in vista del prossimo appuntamento con la SPAL di domani, che ricordo tra poco, adesso scopriremo qualcosa in più sulla SPAL grazie al collega giornalista Mauro Malacuti del Resto del Carlino, che ascolteremo dopo la pausa pubblicitaria nel terzo blocco, ma prima le interviste di Fosi. Vittoria a Parma, stai contento oggi? Va tutto bene, adesso va tutto bene, però ci vorrebbe da continuare, perché se metti in campo la formazione quella giusta, qualche cosa si vede, tocca a lui. Però ha sentito Bandecchi, non è contento, no, ha criticato un po', ha detto non si può parlare solo di salvezza, dice anche Bandecchi. Anche perché io ti dico una cosa, 10 minuti gli hai fatto 2 gol, dopo 10 minuti 2 pari, è logico che ti piglia insomma un po' di cose. Di tremarella, perché dicevo fanno 2 gol in 10 minuti e altri 10 minuti ne abbiamo altri 2, però via, sembra che vanno meglio. L'infortunio di Donnarumma non ci voleva. Falletti, Donnarumma. Ma Partipilo comunque al posto di Falletti ha giocato bene. Vabbè, via, vediamo un po', mo a Ferrara sarà un'altra battaglia, speriamo che ci mettiamo un po' di grinta, ci vuole. Della Ternana ti dico che va bene, la squadra sta andando bene, purtroppo gli infortuni ci stanno a creare un sacco di problemi, è quello, perché poi penso che va sempre migliorando di più la squadra. Ma gli ultimi risultati te lo dicono, no? Da Brescia si vede che la squadra ha preso già un altro. Bisogna guardare solo la salvezza, come dice Lucarelli, oppure bisogna guardare più ai playoff, come dice Bandecchi? La salvezza ormai bisogna guardare avanti, dietro non ci preoccupano, vanno talmente piano che non penso che sia un problema dietro. Il problema sarebbe da ripiegare dei cugini, ecco. Il Perugia, però non è detto, perché come arriva un po' la stagione quella un po' più calda, non è detto, non è ancora c'ho speranza che li riprendiamo. Capitano Fabrizio Fabris, Ternana vince a Parma, grandissimo risultato. Sarebbe opportuno pensare solo alla salvezza, oppure come vuole il presidente un pochino più di ambizione secondo te? Come l'hai vista? Ma la Ternana l'ho vista molto bene a Parma, perché al di là del risultato, grande personalità e voglia di raggiungere il risultato pieno, e quindi questo denota forza interiore, consapevolezza di quello che si fa in settimana. Poi a volte questo la domenica riesce, a volte non riesce, questo fa parte di ogni cosa, insomma, soprattutto di questo meraviglioso gioco. Ma io penso che la ricetta ce l'ha Lucarelli. Lucarelli c'ha sotto mano questi ragazzi e li conosce da un bel po' di tempo, e quindi il termometro della situazione ce l'ha lui. Bisogna essere un attimino più tranquilli, più equilibrati. Io dico che quando c'è equilibrio, un attimino di saggezza in più, senza lasciarsi prendere la mano, poi si raggiunge quello che uno si prefigge. Se veniamo travolti dalle emozioni o comunque dai sentimenti, 7 giorni in 7 giorni diventa tutto complicato. Si gioca ogni 3, quindi ogni 3 giorni ci sarebbe una ricetta per ogni partita, non è proprio contemplabile, insomma, una cosa del genere. Quindi io penso che Lucarelli sta facendo un ottimo lavoro, va benissimo così. Paolo Grassi, 3-2 della Ternana a Parma, grande vittoria. Bandecchi però dice non ci possiamo accontentare della salvezza, e striglia Lucarelli, un po' in sintesi. Allora, ma io ti dico quello che penso io, non lo so. Allora, io credo che non sia il caso e non sia opportuno in un momento come questo di gettare benzina sul fuoco in questo modo. Capisco Bandecchi, che come tutti i presidenti che cacciano i soldi,
tra l'altro gli è costa 23 milioni circa la Ternana all'anno in gestione tra gli stipendi e tutto il resto, voglia vincere e voglia di più. Forse è eccessivo, però magari mettere troppa benzina nel fuoco in un momento delicato, si veniva la sconfitta col Monza, queste due partite importanti, si è vinto col Parma, ci si è caricati per la partita contro la SPAL. C'è però da dire una cosa: lui probabilmente ha visto, perché durante l'anno tutte le volte che è intervenuto a pizzicare la squadra ha reagito bene. Che sia una tattica? Gli dice che è da stimolo. Che sia, appunto, mi domando anche questo. Perfetto, certo. Grazie. Saluto al collega Paolo Grassi, naturalmente del Messaggero, che ha chiuso una telefonata che stava facendo per l'intervista. Lo ringrazio e mi scuso con l'interlocutore o l'interlocutrice di Paolo, spero che poi si sia ricordato di richiamarla o richiamarlo. E naturalmente saluto anche il grande capitano Fabrizio Fabris, oltre naturalmente a tutti i tifosi che, hai visto Riccardo, hai sentito, insomma, sono un po' divisi, no? Che dice, ma ormai la salvezza, insomma, quelle dietro non ci preoccupano, guardiamo avanti, no. E chi invece dice, insomma, un po' di pragmatismo, però insomma è bello anche questo, no? Adesso no, questo è assolutamente il bello di questo sport, che lo scorso anno di questi tempi ci poteva far dire effettivamente no, che la Ternana ormai già di questi tempi aveva vinto il campionato, ma nonostante ciò, no, in un paio di circostanze riuscimmo anche a far arrabbiare qualcuno, riuscì anche a farla arrabbiare l'allenatore, no, per qualche risultato che quelle poche volte che non vincemmo 5-0, ecco, quindi, no, tanto lo scorso campionato, per essere fino all'urlo, no, che ricordo, insomma, tuo, tra l'altro uno dei ricordi più belli, no, del gol. Sì, ti ringrazio di averlo citato anche nel libro. Ma questo era. Però è così. E quest'anno è un campionato diverso, l'abbiamo detto più volte, e a mio avviso, ma non perché uno debba essere modesto nella vita, ci mancherebbe altro, però avendo vissuto un po' di sport, non sono convinto che ancora il campionato sia concluso, quindi se il portiere del Parma Colombi ancora crede, no, di fare i playoff, e se ancora da qualche altra parte si continuano a dire che vogliono raggiungere la quota salvezza, insomma, no, è qualcosa anche dalle retrovie ci può stare alla distanza. Quindi lavorare per raggiungere l'obiettivo dei 50 punti non deve essere l'unico obiettivo, ci mancherebbe altro, e io continuo ad insistere, prima però lo raggiungiamo e probabilmente meglio è. E allora guarda, ti faccio vedere proprio le prossime, il prossimo periodo, diciamo, fino alla sosta. Abbiamo questa schermata, no, queste sono le partite del prossimo turno, Alberto, la schermata 14, le partite della Ternana fino alla sosta, eccole qua, le voglio far commentare naturalmente anche a Maurizio e a Federico. Dunque domani naturalmente a Ferrara, abbiamo detto alle 18.30, potete seguirci su Radio Galileo 98.4 100.5, anche in streaming radiogalileo.it, naturalmente anche con il pre e il post partita in diretta su Facebook, e poi non sappiamo se ci sarà la conferenza stampa di Lucarelli o meno, comunque restate con noi almeno fino alle 21. Poi Ternana Cremonese sabato 26 febbraio alle ore 14, e questa, dicevo, è l'unica tra le prossime 7 partite della Ternana che la squadra rossoverde giocherà contro, insomma, una formazione che punta chiaramente alla promozione, perché poi il martedì successivo, altro infrasettimanale, la Ternana resta a Liberati e ospita il Pordenone alle 18.30. Domenica 6 marzo si va a Vicenza, e per carità, occhio che Vicenza non è spacciato, possono ancora agganciare la quart'ultima posizione e giocarsi play out, quindi ha voglia di dire, insomma, che sarà una passeggiata, ci mancherebbe, però insomma, è sicuramente una partita che si può vincere, così come poi Ternana Cosenza nel weekend, abbiamo messo weekend 12-13 marzo, che qui naturalmente la Lega non ha ancora ufficializzato l'orario e il giorno preciso. Ci sarà poi un altro infrasettimanale
tra il 15 e il 16 di marzo con la Ternana a Como, e poi il weekend, diciamo 19-20 marzo, in casa con l'Alessandria. Poi ci sarà la sosta e poi si torna a giocare il 2 aprile. Morricone, brevemente, queste sette partite, la Ternana, cioè qui torna un po' tutto, qui forse si chiude il cerchio. Si chiude, no? Il cerchio, rispetto, sì, anche al, alle frecciatine, direi, certo, tardi lanciate, certo, dal patron. Tu mi hai capito a volo, infatti io parlerò 10 secondi. Ma guarda, perché va bene, chiude, anche no. Si chiude il cerchio, era, ho la stessa idea tua, ce l'avevo in testa. Io vado secco subito. Se la Ternana fa 17 punti in queste partite, allora va a entrare nel... Hai fatto già la tabella, Morricone. Ecco, Federico. Bando alle ciance. Quindi, che bandecchi. Hai detto 10 secondi. Gli faccio fare questi punti. Sono scaduti, vai. Beh, chiaro, quello che dice Maurizio ovviamente è matematico, è quindi giurisprudenza, cioè, Cassazione, esatto, cioè, no, c'è poco da dire. Ma così come altrettanto banalmente direi che con la partita di sabato prossimo con la Cremonese in casa si chiudono la prima parte di campionato, dove si affrontavano squadre insomma importanti, per poi diciamo riscendere, no? Per affrontare squadre che si trovano sotto la Ternana o comunque insomma nelle zone basse della classifica. Questo non significa che bisogna sottovalutarle, perché poi giustamente, come ricordava anche te Lorenzo, le squadre che si trovano in fondo devono assolutamente fare punti per cercare di salvarsi, anche se io credo che le ultime tre quantomeno siano davvero, non ti voglio dire spacciate, ma quasi, diciamo, insomma. E certo, la Ternana dovrà mettere di tutto, fare di tutto per poter portare a casa più punti possibile. Io per carità me lo auguro, ma la vedo dura che possa fare 17-18 punti nelle prossime 7 gare. Magari a quel punto è chiaro che con tante giornate alla fine ancora può sperare in qualcosa di più. Non faccio fare previsioni a Marcello. No, seguendo però quello che dice il presidente, la Ternana dovrebbe fare 21 punti. Non ce ne sono altre. Ah, tutte vittorie, dice. Vittorie da Saltoro. 50-53 a quel punto. Adesso la mia voleva essere una provocazione. Però cosa succedesse se uno dovesse cominciare ad andare dietro alle affermazioni del presidente e quindi alzare l'asticella in questa maniera? Cioè, che significherebbe che dopo queste sette partite, se non si dovessero fare adesso 21 punti, ho sicuramente esagerato, 20 via, 18 punti, 18 punti significherebbe che la Ternana abbia fallito, cioè, mi sembra, ecco. Vabbè, perché che ritorniamo al discorso. E qui non dico la cautela, però insomma, una cosa bisogna anche rispettare gli avversari. Che, mentre a Terni, insomma, viviamo questa situazione, a Ferrara il presidente Tacopina si è scagliato contro la VAR. Adesso ce lo faremo raccontare direttamente da Mauro Malacuti, giornalista del Resto del Carlino, ma dopo la pubblicità. Dopo la pubblicità, così lo chiamiamo. E ci vediamo anche un po' di immagini di repertorio, su quelle non c'è problema, di vecchie partite fra Spal e Ternana. Zitto. Pubblicità. Umbria Dent, centri odontoiatrici. Altissima qualità con materiali e protesi certificate made in Italy. Velocità, efficienza ed elevata professionalità senza lunghe attese, finanziamenti a tasso zero, igiene dentale a 25 euro, protesi fisse in 24 ore. A Spoleto in via Marconi 367, a Terni in via Gramsci 22. Prenota i numeri in sovraimpressione la tua visita senza impegno. Umbria Dent, sponsor ufficiale e partner Ternana Calcio. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio e seguire la programmazione web di Telegalileo. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Siamo tornati, benissimo, ultima parte di trasmissione. Abbiamo in collegamento telefonico il collega
Mauro Malaguti del Resto del Carlino da Ferrara. Buonasera. Buonasera. Ciao, buonasera. Buonasera Mauro, benvenuto nella nostra trasmissione, benvenuto a Telegalileo. Grazie, grazie a voi. Grazie, ti sentiamo. Allora, dicevo prima di perfezionare il collegamento, abbiamo letto alcune dichiarazioni di fuoco di Tacopina che se l'è presa con il VAR, quindi con l'utilizzo del VAR in generale, con gli arbitraggi, per quello che riguarda la partita che la Spalla ha pareggiato 1-1 a Vicenza. Un grande gol di Pepito Rossi, grandissimo giocatore, naturalmente patrimonio del calcio italiano, e comunque guardiamo sempre con affetto e con simpatia, però insomma è la vittoria che è mancata. Si respira un'aria pesante a Ferrara, oppure insomma il presidente che se la prende con gli arbitraggi aiuta un po' anche a togliere un po' la pressione alla squadra, Mauro? Ma direi che soprattutto ci sono stati, diciamo, due episodi parecchio controversi, borderline entrambi, e la Spal si è vista dare torto su entrambi. Allora questo probabilmente ha scatenato l'ira di Tacopina. Devo dire effettivamente che se sul primo episodio il fuorigioco di posizione penso che non ci sia, perché poi tirano le righe, quello dovrebbe essere abbastanza facile sul gol del Vicenza, però sul secondo molti dubbi sono rimasti, perché questo giocatore ha il braccio un po' aperto, in tanti casi questi rigori si danno, infatti è un Reggiano l'aveva dato, poi il VAR l'ha tolto. Diciamo che è una di quelle situazioni in cui comunque fai sbagli, nel senso che chi viene danneggiato sai che si lamenta, perché sono quegli episodi molto al limite. La Spalla era già stata danneggiata tra virgolette prima, nel senso che l'episodio precedente non era stato a suo favore, e Tacopina si è arrabbiato. Insomma, penso c'è stato anche qualche altro episodio precedente, ma non enfatizzerei troppo queste sue dichiarazioni. Insomma, sono dichiarazioni di un presidente deluso che ci ha messo un po' di soldi, che adesso è seccato perché la sua squadra rischia di vedere una stagione insomma in salita per via di una serie di episodi che indubbiamente ci sono stati, ma insomma non esageriamo, ecco, non c'è una situazione incandescente per via delle parole di Tacopina. Beh, di presidenti che hanno speso parecchi soldi e che sono delusi ne sappiamo qualcosa anche noi, diciamo, qui a Terni. Ci colpiva questa frase di Bandecchi, sì. Ecco, no, ci colpiva questa differenza insomma da Copina, che giustamente per quello che riguarda naturalmente le cose ferraresi punta il dito contro il VAR, o la VAR che dir si voglia, mentre insomma qui a Terni Bandecchi punzecchia un po' invece l'allenatore della Ternana per quello che riguarda la posizione di classifica. Per quanto riguarda la guida tecnica della Spalla, naturalmente domani ci sarà un allenatore diverso rispetto a quello che abbiamo invece incrociato l'andata al Liberati, perché insomma dalla sosta di gennaio il nuovo allenatore della Spalla è Roberto Venturato, che però cerca ancora la prima vittoria, se non sbaglio, sì, 4 pareggi e 2 sconfitte. Esatto, è così. I primi 3 pareggi avevano dato un segnale di una squadra in ripresa, anche se a Pordenone c'era qualche non dico rimpianto, perché poi il Pordenone ha rischiato di vincerla con un rigore parato da Demba all'ultimo minuto, però si sperava di più. Poi ci sono state le 2 sconfitte di Martini e poi il pareggio di Vicenza, che si sperava anche qui una vittoria, ma che siamo un po' rincuorato perché la Spalla è tornata a giocare dopo 2 gare parecchie brutte, ecco. Tra l'altro la Spalla in casa fatica, perché insomma ha vinto solo 2 partite, addirittura l'ultima mi pare a settembre, quindi sì, un po' lontano. Com'è questa difficoltà casalinga, Mauro? Ha vinto le prime 2 con Pordenone e Vicenza, poi ne ha persi anche 4 di fila, le altre le pareggiate. È una difficoltà che ci fa tutto a spiegare, una squadra che finora ha fatto quasi più punti in trasferta che in casa, però è una Spalla che alla quale manca sempre qualcosa, insomma, sia in casa che in trasferta, è un problema generale. Questa Spalla non riesce mai a far quadrare i suoi conti. Adesso è venuto Venturato, che l'ha un po' compattata l'italiana, mentre Cotrote era un po' più spregiudicato, ma continua a mancare una costanza, una continuità di rendimento. Tra l'altro, almeno fino a un paio di domeniche fa, mi sembrava fosse anche il problema della Ternana, no? Della continuità, una squadra si alternava ottimi risultati a risultati meno buoni. Tra
Tra l'altro la partita dell'andata fu, se non sbaglio, la prima che la Ternana giocò con il nuovo modulo, con un centrocampista in più. Ricordo una spalla che faceva gran possesso palla. Insomma, ci stupimmo un po' tutti della posizione di classifica. Ti faccio una domanda, ti faccio fare una domanda, Mauro, da il nostro Maurizio Moriconi. Vai, Maurizio. Ah, l'amico Moriconi, ciao Maurizio. L'amico Moriconi. Eh beh, ci conosciamo molto bene, no? Innanzitutto come stai e poi la domanda, ecco, è chiaro. Beh, come dici, allora, non ho bene, tutto a posto. Il problema è questo, ti chiedo Mauro, la spalla, credo che avesse altri progetti, no? Per quello che riguarda questo campionato di Serie B. Mi confermi ciò? E quindi chiaramente non credo che alla vigilia, alla partenza del campionato, volesse lottare per evitare la retrocessione. Gli aveva attaccofina i progetti di salvarsi tranquillamente, gettare le basi per un anno prossimo più migliore e cercare eventualmente di lottare per il playoff. Però la sua aspettativa è stata delusa, devo dire che è stata delusa più la sua della nostra, perché noi dopo aver vinto la squadra nei primi due mesi ci siamo resi conto che ci sarebbe stato da lottare, anche se non pensavamo in maniera così serrata. Lui invece continuava ad alimentare questa speranza, che poi in modo curioso praticamente lui ha fatto un post sui social con scritto playoff alla grande proprio alla vigilia delle ultime due sconfitte che hanno condannato definitivamente la squadra a non lottare più per i playoff, e l'hanno ricacciata in zona retrocessione, perché poi prima del pareggio di Vicenza per via dello scontro diretto perso con Alessandria la SPAL era quintultima e quindi avrebbe fatto i playout, ora è fuori solo per un punto. Per cui diciamo che da presidente lui aveva delle aspettative, noi dopo un paio di mesi quando ci siamo resi conto della consistenza della squadra ne avevamo di più modeste, quest'anno si spera semplicemente di mantenere la categoria perché poi l'anno prossimo Tacopina dice di voler dare un assalto più concreto, diciamo, ai playoff o se non alla Serie A con emissione di maggiori risorse. Bisogna tenere anche presente che quest'anno la squadra ha cambiato proprietà il 13 di agosto, ha fatto un mercato molto veloce e raffazzonato con risorse non infinite, quindi la squadra fino al mercato di gennaio aveva delle discose lacune, bastava che mancasse un titolare o due e le riserve non erano all'altezza. Adesso si è più equiparato il livello fra prime scelte e seconde scelte, però ancora si fatica un pochettino, diciamo, non è arrivato il grande bomber, non sono arrivati i giocatori che abbiano alzato clamorosamente il livello qualitativo, si è semplicemente ridotto il livello tra le prime e le seconde scelte. E questi social, questi social, pure che a te, croce e delizio. Non so se Riccardo Marcelli ha una domanda per il collega, se no lo congediamo. Una domanda che perché sicuramente quando pensiamo all'Emilia pensiamo sicuramente, no, e come lo è d'altra parte, un territorio con il tessuto economico sicuramente ricco e sicuramente migliore di quello nostro. Ecco, ma se vi eravate chiesti come mai questi americani sono venuti proprio dalle vostre parti, insomma, ecco, se c'è una ragione specifica, al di là del blasone sicuramente delle squadre, o se magari anche da voi qualche imprenditore preferisce pensare ad altro in questa fase. Ma la squadra è tornata in Serie A con gli imprenditori ferraresi, però non ce la facevano più, sono gli stessi che poi sono tornati in Serie B e poi l'anno scorso hanno tentato di tornare in A, ma addirittura hanno mancato anche il playoff, hanno deciso di vendere. La squadra sarebbe stata in buone mani con loro, ma quando uno decide di smettere, il Covid aveva ristretto un po' anche i margini di impresa, si può capire. E qui in Emilia, Bologna canadese, Parma e Ferrara ci sono gli americani, noi non siamo particolarmente razzisti, nel senso che ci va bene anche questo, come voglio dire, l'importante è che ci sia una gestione sana e che possibilmente siano immesse delle risorse. Tra l'altro Tacopina l'ha spiegato bene quando è arrivato, detto, noi americani guardiamo all'Italia perché secondo noi il campionato italiano è molto sottovalutato, nel senso di sottoprestato, si possono fare buoni investimenti, se uno mette in sesto una squadra e la rilancia, poi la può rivendere in Serie A o comunque la può mantenere in Serie A e fare un
delle plusvalenze, il discorso di business. Certamente ce ne sono tantissime adesso, l'ultima l'Atalanta, ormai la metà delle squadre certo. Serie A è americana. L'Atalanta appena venduta a un fondo appunto americano, una cifra pazzesca, 500 milioni di euro. Grazie Mauro Malaguti per essere stato con ciao, noi. Buona serata a voi, ciao. Grazie naturalmente, buona serata, in bocca al lupo naturalmente al campionato della SPAL. No, ho voluto fare questa interessante domanda, perché, nel senso, insomma, perché interessante poi. Anche la risposta che il campionato italiano, credo anche parlasse della Serie B, o il calcio italiano è sottoapprezzato, detto cioè in generale. E quindi uno. Perché altrimenti non era il processo stasera a Bandecchi, ma chiaramente ma no, ci mancherebbe. Rimane un presidente che è fondamentale per la storia della Ternana e vedremo se anche della città, proprio rispetto a tutto quello che succede anche attorno a noi. Però resta il fatto che appunto c'è comunque quest'altra situazione che sottolineavi anche tu, di come un torneo anche di Serie B possa essere sottovalutato, nonostante per esempio l'organizzazione che c'è stata a Parma l'altro giorno, anche nei minimi particolari e quant'altro, ma per esempio hanno investito tra le tante risorse, hanno investito su tutto quello che riguarda gli aspetti delle statistiche, chiaramente che negli Stati Uniti da anni curano con maniacale attenzione, ecco, insomma, quindi possono portare chiaramente delle risorse nuove, però ripeto, stupisce che l'Emilia, che è uno dei territori più ricchi, no, poi ecco, non riesce, non produca imprenditori, non riesce, locali, diciamo. Imprenditori locali alla strada. Purtroppo Gioia Saputo a Bologna è canadese, Gioia Tacopina, Gioia Saputo, non so, Saputo a Bologna e Tacopina a Ferrara. Noi andiamo a sentire invece il livornese Lucarelli, una non Bandecchi, alla vigilia della partita di domani con la SPAL. Ricordo che non ci saranno né Donnarumma né Agazzi, entrambi usciti malconci dalla sfida con il Parma. Ci sarà, è convocato invece Kutsubias, pure lui che non era uscito al meglio dalla sfida del Tardini. Purtroppo non ci sarà naturalmente neanche Falletti, neppure Vitali, Capanni e Celli, questi sono gli indisponibili, gli altri tutti convocati. Ma ci sentiamo Lucarelli che dice una cosa interessante, e se eravamo arrivati alla chiusura del cerchio prima, direi di non perdervi quello che dice Lucarelli adesso. Mister, si viene dalla vittoria di Parma, condizioni generali della squadra? Beh, condizioni generali della squadra, recuperiamo Ghiringhieri infortunato, perdiamo Agazzi e Donnarumma, e più abbiamo un giocatore per noi molto importante che va monitorato, bisogna capire se rischiarlo dal primo minuto oppure utilizzarlo nell'ultima mezz'ora in caso di necessità. Che cosa si aspetta dalla prossima partita? Beh, mi aspetto che la squadra non sia appagata dalla grande vittoria di Parma. Come ho detto ai ragazzi, ci sono due modi per reagire a una grande impresa: quella di acquisire consapevolezza e ripeterne un'altra, oppure quella di non riuscire a recuperare e di ricaricarsi e di arrivare lì magari ancora un po' con la testa alla partita di Parma. Al di là della classifica, che tipo di avversario si aspetta? Che spalle si aspetta? Beh, la spalla è una delle squadre che era secondo me già forti all'inizio e col mercato di gennaio si è notevolmente rinforzata. La posizione di classifica è una posizione che secondo me non rispecchia il reale valore della SPAL, però si sa che la Serie B è questa e non sempre tutte le ciambelle escono col buco, come si dice dalle mie parti. Nonostante sia un giorno particolare ed un orario particolare, ci sarà un buon numero di tifosi al seguito della Ternana anche domani. Sì, l'avevo già detto alla fine della partita con il Parma, sapevo già della prevendita anche di Ferrara e avevo già elogiato, perché un conto è di sabato a Ferrara, martedì ha un orario lavorativo
una trasferta così lontana, mi pare che erano a 150 biglietti, non so poi se nel frattempo sono cresciuti, però insomma il vero esodo, considerando il giorno di lavoro, penso sia quello di domani, e noi dovremmo far di tutto, come cerchiamo di fare in ogni partita, di provare a vincere per dedicarla ai nostri tifosi. Lucarelli dice in sostanza: non accontentiamoci dopo la vittoria di Parma. Mi sembra che il messaggio di Bandecchi sia arrivato, per dirla proprio papale papale. Che il messaggio sia arrivato, sì, però anche qui nel bestiario del calcio nessun allenatore alla vigilia della partita ha mai dichiarato: no, speriamo che i ragazzi scendano in campo appagati, insomma, ecco, questo, scusate. Ma adesso, non è nemmeno nelle corde Lucarelli una cosa, non è nemmeno nelle corde, no, di Lucarelli, però la realtà è questa. La realtà è questa, cioè, per far sì che sia Lucarelli che Bandecchi abbiano ragione, domani la Ternana deve uscire da Ferrara con un risultato positivo. Da Ferrari dovrà uscire, perché poi Bandecchi ha fatto pure quella cosa, Ferrari a Berlino, pure l'emoticon. Però anche qui dipende dal tipo di partita che si imposta, certo. Perché certe volte anche una panda può essere utile. Assolutamente. Morigoni, sulla panda vuoi dire qualcosa? Ma sulla panda il problema è che tutte le partite sono difficili. Io starei come al solito con i piedi ben piantati. Perfetto. In terra, ecco. Allora, vediamoci il quadro delle partite del programma e poi chiudiamo. Siamo proprio alla fine. Nel prossimo turno c'è la partita di domani. Si giocano tutte alle 18:30, mi pare, no? Sì, tutte martedì. No, c'è un posticipo, no. Naturalmente, sì. Beh, figurati. No, sì. Due, tre, quattro. Che non ci vedo, Marcelli. No, cioè, no, pure io i miei 40 e passa, 43 quasi, e quindi non ci vedo più. Allora, il Perugia come me non lo fanno giocare alle 16:15, questo non lo dice mai nessuno. Perché giocano tutte alle 18:30? Sì, domani, ma gioca quasi sempre alle 16:15. Che ne so, perché? Non lo so. Che vuoi dire? Che allora, Bandecchi, perché non che si chiede? Estenzionazione? No, perché non si chiede? Ma tu preferisci giocare alle 16:15? No, io no. Ma perché? Perché pranzi con più calma. Perché non si chiede anche queste cose? Perché vai a cena più tardi? Non lo so. Rimane indigesto il pranzo, perché questo significa questa significa il peso politico. Ma adesso dovremmo aprire un'altra trasmissione, sugli orari. Vabbè, io volevo dare, vedi Marcelli che succede, è imprevedibile adesso, la polemica sull'orario. Allora, alle 18:30, perché adesso giocano tutte alle 18:30 tra domani e mercoledì, comunque domani alle 18:30 Alessandria Perugia, Cremonese Vicenza, Pisa Parma, Pordenone Monza, Spal Ternana. Mercoledì alle 18:30 Benevento Como, Brescia Ascoli, Crotone Cosenza, derby calabrese, Frosinone Regina e Lecce Cittadella. Questo è il quadro delle partite. Diciamo qualcosa? No, anche nell'ultimo turno, per esempio, nelle zone alte c'è stato il Pisano che è andato a vincere a Monza, forse inaspettato, e adesso giocherà con il Pordenone, quindi ci sarà anche Pisa Parma. Monza lo dice col Pordenone. Come? Monza dice col Pordenone. Sì, esatto. Per noi sarà importante anche il risultato che della Cremonese con il Vicenza, chiaramente in quest'ottica, e anche dell'Alessandria Perugia, oltre al derby Crotone-Cosenza. Ma la Ternana, rilacciandomi a quello che diceva prima Riccardo, una bella utilitaria, una bella panda domani. Un bel viaggio in panda non sarebbe male, a mio parere. Poi, io mi dispiace per col pane e salame. Per col gli pane amici salame. Di Cosenza mi dispiace, ma tipo per il Crotone domani. Anche io semplicemente per un aspetto. Ma come e non lo diciamo. Ma c'è bisogno di panchina, posso di fare? L'ha detto. Ma non scherziamola. Che poi Bisoli, a Bisoli avete visto cosa ha detto, cosa ha detto a tifosi? Bisoli, che ti ha fatto Bisoli? Te lo spiegherò in un'altra puntata. Non sta troppo simpatico. Non capisco queste cose. Come se fosse di Perù. Vabbè. No. Grazie Riccardo Marcelli, grazie soprattutto di essere venuto in questa gabbia dei matti. Spero che vorrai tornare tra un anno, cioè una volta all'anno devi pagare tassa. Grazie, aspetta, ecco qua. Grazie Riccardo, grazie Riccardo Marcelli. A te. Grazie Federico Bobbi, grazie a tutti. Maurizio Morigone, naturalmente grazie anche Alberto Fraccioli regia, tutti voi che ci avete seguito, naturalmente domani state con noi per Spal Ternana. Vi lasciamo la nostra sigla finale, abbiamo fatto un po' un resume di alcuni precedenti che avete già visto prima nel collegamento, stavolta musicati fra Spal e Ternana allo stadio di Ferrara. Grazie, buonanotte.